Dario, come si cambia il nozzle? Cioè, si cambia da caldo, si cambia da freddo, si smonta caldo, si mette freddo? Allora, io molte cose le faccio per esperienza più che per guida, Sì. diciamo. Quindi ho sempre fatto a caldo perché ho sempre notato che a caldo ho sempre avuto meno problemi che non a freddo. E soprattutto, ma questa è proprio una cosa che cioè, non la faccio neanche io, ma andrebbe fatta, è utilizzare degli strumenti per avvitare il nozzle, che tengono conto di un certo torque, quindi di una certa, possiamo chiamarla potenza, in realtà è espressa in newton, quindi quanta forza, ok? È la forza che si esprime in newton, quindi quanta forza applicata al nozzle, ma perché? Perché rischiate di rompere la gola dell'utente. Se applicate troppa forza, rischiate di romperla. Quindi quello che faccio io è sempre fare tutto a caldo. Io a caldo tutto quanto svito e riavvito. Anche a questo punto, già che ci siamo, anche la calibrazione del LED, dello Z-offset, li ho sempre fatti a caldo. Molti dicono di non farlo perché ci si fa male, perché tanto l'espansione termica poi viene tenuta conto in altri modi. Però io l'ho sempre fatta a caldo, mi sono sempre trovato bene e quindi il mio parere è di fare sempre tutto a caldo, anche perché se lo fate a freddo c'è il rischio che magari ci sono dei rimasugli di plastica nel nozzle che vi bloccano e non riuscite semplicemente a toglierlo. Sì, Ecco, l'unica confermo. cosa, il livellamento va bene a caldo, ma io lo faccio senza filamento, cioè lo faccio dopo aver pulito la camera, perché altrimenti mi gocciola Certo. il materiale che poi va chiaramente a modificare lo Z offset in questo caso.